Ciao a tutti i triselettori, io sono Giada e oggi vi porto la seconda parte del book haul. L'ultimo video che è uscito qui sul canale è stato infatti il book haul degli ultimi mesi, in cui vi mostravo appunto quelli che sono stati i miei arrivi in libreria di questi mesi passati. Dal momento però che erano un bel po' di cosine, alla fine ho deciso di separare il book haul e dividerlo in due parti. Nel video precedente vi ho appunto mostrato tutti i libri e i romanzi che ho accumulato in questi mesi, oggi invece vi mostrerò fumetti, manga e graphic novel. Anche qui piccola parentesi per ricordarvi che alcuni dei titoli che sono entrati a far parte della mia libreria per quanto riguarda graphic novel, manga e fumetti non li troverete in questo video perché ve ne ho già parlato in due altri video che vi linko giù nella info box, come ho fatto anche precedentemente con l'altro book haul, ossia il mio video di regali di Natale e compleanno e un unboxing bao che ho fatto tempo fa, quindi lì trovate altre cosine che oggi non vi mostrerò perché sarebbe inutile farvele vedere ancora una volta. Non so neanche da dove cominciare perché ho un bel po' di graphic novel che mi sono arrivate in questi mesi e poi ho anche dei manga e appunto delle graphic novel fumetti che ho acquistato io. Dal momento che sono super super recenti vi mostro alcuni arrivi splendidi da parte della Bao Publishing. Il primo che vi mostro è Neon Brothers di Alice Berti, uscito nelle librerie il 12 marzo. Neon Brothers è un fumetto per ragazzi ambientato in una Gran Bretagna post Brexit e i nostri protagonisti si uniranno in un gruppo, in una banda, i Neon Brothers, per cercare di fare le loro piccole una rivoluzione, di rompere quello che è l'orribile sistema che regna nella loro società e soprattutto per trovare la propria strada. Un'opera super divertente, coloratissima ed emozionante. E di qui io vi ho già parlato in realtà qui sul canale in occasione del review party dedicato a quest'opera. Vi lascio il link giù nella info box, lì trovate una mia recensione e soprattutto faccio un bel approfondimento su quelli che sono i personaggi di Neon Brothers, che sono effettivamente la vita e l'essenza di questo fumetto. O poi La tettonica delle placche di Margot Moten, perdonate la pronuncia del nome, un'altra graphic novel di cui attendevo tantissimo l'uscita, anche questa è uscita a marzo. In particolare in questa graphic novel l'autrice prende spunto da quelle che sono situazioni della sua personale vita quotidiana. Tra maternità, lavoro da freelancer, tentativi di preservare una vita sociale e soprattutto sopravvivere alla fine di una lunga relazione. Ne viene fuori quello che può essere in qualche modo considerato un vero e proprio diario di vita e io adoro tantissimo già lo stile di disegno, non vedo assolutamente l'ora di immergermi in questa storia. Tre degli altri titoli Bao sono in realtà delle anteprime. Per via della situazione attuale che stiamo vivendo non sono ancora disponibili nelle librerie, non c'è ancora una data d'uscita precisa per queste tre graphic novel, ma sono disponibili solamente sul sito della Bao online. Si tratta appunto di anteprime, sono in particolare Kids with Guns, Viola Giramondo e Il Cubo dei Mille Mondi. Kids with Guns, terzo volume, è appunto l'ultimo capitolo della saga, di quello che è il paleo western fantascientifico creato da Capitan Artiglio. Vi faccio vedere giusto la primissima pagina in modo da, ecco, non farvi spoiler, giusto per farvi un'idea di quelli che sono i disegni. Per l'altra anteprima io ero più che felice perché si tratta di Viola Giramondo in questa nuovissima e splendida edizione della Bao di Teresa Radice e Stefano Turconi. Voi sapete quanto io ami Radice e Turconi, sono tra i miei autori di graphic novel e di storie e fumetti preferiti in assoluto, io li amo profondamente e Viola Giramondo è una delle loro opere più dolci e divertenti e belle. Per un pittore ha il nome di un colore, per un musicista ha il nome di uno strumento, per il nonno che l'ha vista nascere e sbocciare ha il nome di un fiore. Questa è la storia di Viola ed è la storia di tutti noi. E questi sono appunto un po' i disegni, per chi di voi non conoscesse ancora lo stile e il tratto di Radice e Turconi. Io non smetterò mai mai di consigliarvi le loro opere, se avete occasione leggete Viola e leggete in realtà tutto ciò che Radice e Turconi hanno scritto. L'ultima anteprima, anche di questa attendevo molto l'uscita, è Il Cubo dei Mille Mondi di Lufio ed è definito uno sfaccettato rompicapo narrativo, un tour de force visivo, uno sguardo dentro l'abisso. La premessa in particolare è questa: e se un giorno scoprissi che la tua esistenza è una bugia e chi ha dimenticato una vita intera? E se, ricordandolo all'improvviso, scoprissi di essere in pericolo e di avere pochissimo tempo per salvare te stesso e il tuo mondo? Seguendo l'autore su Instagram avevo già avuto modo di vedere un po' i suoi disegni e me ne sono innamorata, trovo il tratto veramente bellissimo e molto molto particolare ed originale, è proprio il tipo di stile che piace a me
quindi non vedo assolutamente l'ora di iniziarla. E infine l'ultima graphic novel che mi è arrivata dalla Bao che vi mostro è in realtà la più vecchia fra tutte, perché mi è arrivata tempo fa, ed è Ramo di Silvia Vanni. Io ve ne ho già parlato in realtà su Instagram nelle storie quando mi arrivò il Alessi, ma appunto non avevo avuto occasione di mostrarvela in un book haul ancora qui sul canale. Omar, il protagonista di questa graphic novel, suonava il pianoforte ma ora è morto, eppure la sua anima non ha perso conoscenza di sé, ma egli riesce comunque a vedere ancora i vivi ed a girarsi appunto nel mondo dei vivi, ovviamente senza essere visto. La vita e la morte di Omar sono in qualche modo profondamente legati alla vita dell'altra protagonista di quest'opera, che è Altea, e nella graphic novel noi scopriremo man mano il perché e cosa si cela dietro tutto. Ramo è il romanzo d'esordio di Silvia Vanni, è stata una lettura molto dolce ed emozionante, e anche qui ho amato tantissimo i disegni. Vi mostro poi alcuni acquisti manga che ho fatto in quest'ultimo periodo, in realtà sono tutti acquisti e poi c'è un arrivo da parte della Bao. La Bao infatti ha anche una collana dedicata ai manga, la linea Aiken, sta pubblicando e ha pubblicato bellissimi manga, uno degli ultimi che mi sono arrivati è stato proprio I paesaggi di Chinami. Premesse della storia: Chinami vive in un mondo dove ogni cosa è straordinaria, ma per lei è tutto normale. Chi sono gli uomini che lottano intorno alle strutture di pietra che circondano la città? E perché, se la magia è cosa ordinaria e lo straordinario è quotidiano, crescere è comunque così difficile? Una storia molto particolare, originale e assolutamente fuori dalle righe. Per quanto riguarda i miei acquisti, invece, ho recuperato il volume 7 e il volume 8 di Sailor Moon. Sto infatti recuperando, credo di averlo detto in qualche altro video, la saga di Sailor Moon nell'edizione Star Comics. E appunto recentemente ho preso il 7 e l'8 che mi mancavano. Per mia grandissima gioia ho poi preso questo, che è tipo mio grandissimo amore. Si tratta di Wotakoi, Love is Hard for Otaku. Allora, io conoscevo già Wotakoi perché nel 2018 uscì l'anime tratto da questo manga. È disponibile su Prime, lo trovate tuttora su Amazon Prime Video. Io lo guardai lì, appunto, quando uscì, e me ne innamorai follemente. Io ero ossessionata, lo sono tuttora in realtà, mi piacque veramente tantissimo. Ovviamente in Giappone era già uscito nel 2014, se non sbaglio, il manga, però è arrivato qui da noi in Italia quest'anno. È della collana Planet Manga della Panini e hanno fatto un'edizione un pochino particolare per quanto riguarda questo manga, perché come vedete è più grande rispetto al solito, rispetto ai soliti manga. Ha la sovraccoperta così, è molto molto bella, ci sono appunto dei dettagli, dei disegni in rialzo anche sulla copertina, e poi ha le prime pagine a colori. È un'edizione molto molto carina, io l'adoro. Il prezzo è di 8,90€, è un pochino alto, però io praticamente avevo messo da parte i soldi da quando hanno annunciato che sarebbe uscito il manga, e quindi sono tanto tanto contenta. Il manga è di Target Jose e la storia ruota intorno a Narumi e Hirotaka, due impiegati che sono però anche degli otaku sfegatati. Narumi in particolare cerca di tenere segreta questa sua passione, la passione per gli anime, manga e videogiochi, per cercare di essere considerata normale all'interno del contesto lavorativo e sociale. Ma legarsi a chi condivide la stessa passione sarà forse la strada più bella verso il vero amore. Si tratta di un manga esilarante e davvero divertente. E niente, io vi consiglio tantissimo sia l'anime, che trovate appunto su Amazon Prime, sia il manga, che ora è disponibile qui da noi. Ho poi recuperato sempre in fumetteria altri due volumi, che sono Compagni di classe First Season, prima stagione, e In un angolo di cielo notturno. Si tratta di due manga shonenai che io avevo nella mia lista da tantissimissimo tempo e finalmente sono riuscita a recuperarli. Per quanto riguarda Compagni di classe, la trama è incentrata su Rihito e Beian. In occasione del Festival della Musica, Rihito si fa aiutare dal suo compagno di classe, Beian, per esercitarsi nel canto. Un ragazzo incontra un altro ragazzo e forse la loro amicizia diverrà qualcosa di più. È uno shonenai scolastico che racconta appunto la dolce storia d'amore fra i due protagonisti. Io l'ho già letto, me ne sono innamorata, ve ne parlerò nel wrap up e devo assolutamente recuperare i seguiti. Altro innamoramento è stato poi anche In un angolo di cielo notturno, che ho letto appunto già anche questo e ve ne parlerò nel video letture. Hoshino, oggi insegnante delle elementari, era innamorato di una persona ai tempi del liceo, il senpai Sudo, di un anno più grande di lui e membro dello stesso club di astronomia. 11 anni dopo il diploma, Sudo, che è il tutore legale di un alunno di Hoshino, gli compare davanti e gli dice: non avrei voluto incontrarti mai più. È un manga molto molto emozionante, dolce anche questo, e
profondo per alcune tematiche e per alcuni aspetti. Vi mostro poi Heartstopper volume 3 di Alice Oseman. Se mi seguite saprete del mio grandissimo amore per questa autrice, in realtà ve ne ho parlato in un video dedicato qui sul canale che vi linko giù nella info box, e tra i vari romanzi Young Adult Alice Oseman sta portando avanti, sta scrivendo una graphic novel che è Heartstopper. Una graphic novel, anche questa Young Adult, in particolare incentrata sulla storia di Nick e Charlie. Due ragazzi, due studenti, e sul loro legame, sul loro rapporto e la loro storia. Heartstopper ha avuto origine online, l'autrice pubblica in realtà attualmente le strisce del fumetto online, però da qualche anno è stato anche stampato e portato avanti in formato cartaceo. Io avevo appunto già i primi due volumi, Heartstopper 1 e 2, e nel 2020, quest'anno, è uscito Heartstopper 3, che io ovviamente ho preso subito, l'avevo preordinato da Amazon, poi è successo un casino con Amazon, ma alla fine, dopo tante peripezie, mi è arrivato. Io ho fatto i salti di gioia perché è una delle mie storie preferite e quindi sono stata felicissima. E questo terzo volume raccoglie in formato cartaceo quella che è la quarta parte della storia e del fumetto. Io vi consiglio, come sempre, questa graphic novel Heartstopper perché è dolcissima, emozionante, tratta delle tematiche molto molto belle, forti e profonde, lo fa in maniera delicata e naturale. E tra l'altro arriverà prestissimo qui da noi, grazie alla Oscar Wolt, che la pubblicherà in italiano. Avevo poi preso, e questo risale in realtà alla fine dello scorso anno, Pumpkin Heads di Rainbow Rowell. Si tratta appunto della graphic novel che è uscita l'anno scorso, nel 2019, di Rainbow Rowell con i disegni di Faith Erin Hicks. Rainbow Rowell è una delle mie scrittrici per ragazzi preferite, quindi quando è stata annunciata questa graphic novel io l'ho dovuta assolutamente subito prendere, ed è appunto, come capite dalla copertina e dal titolo, una graphic novel ambientata durante il periodo di Halloween, ed è in particolare la storia di Deja e Josiah, due migliori amici che si sono visti per tanti anni ogni anno al campo di zucche, dove appunto si organizzano eventi ed è una piccola cittadina dedicata al periodo di Halloween. Seguiremo la loro storia e soprattutto il loro ultimo anno al campo di zucche prima di partire per il college. È una graphic novel young adult, ve ne ho parlato in realtà su Instagram lo scorso anno, super dolcina, è veramente bella, poi letta con l'atmosfera di Halloween, quindi letta ad ottobre, è il massimo. Vi mostro poi un altro acquisto che ho fatto alla fine dello scorso anno, che è Enguard volume 1 di C.S. Packard, Johanna Domed e Joanna Lafuente. Sì, C.S. Packard è l'autrice di Captive Prince, il principe prigioniero, che è una saga appunto che ho letto e adorato, e Joanna Domed è una disegnatrice che io seguivo appunto online e adoravo alla follia. Però loro due insieme a Joanna Lafuente hanno creato appunto un fumetto. Nicholas, figlio legittimo di un ex campione di scherma, è un diamante grezzo della spada e sogna di ottenere l'occasione e l'allenamento adeguato a duellare davvero. Dopo essere stato accettato nella prodigiosa scuola privata di King's Row, Nicholas si troverà in un mondo di tagliagole e finirà per affrontare non solo il suo imbattibile fratellastro, ma anche il misterioso Seiji Katayama. E attraverso scontri, rivalità e amori tra compagni di stanza, Nicholas e gli altri ragazzi della King's Row scopriranno che la scherma non è fatta solo di fioretti e affondi. Seguendo sia Packard che la disegnatrice di questa storia, io avevo già in qualche modo scoperto la storia online, perché la trovate anche pubblicata online, anche in volumi fisici in inglese, e lo scorso anno appunto è uscito il primo volume qui da noi in italiano. La casa editrice è Editoriale Cosmo, e in realtà questa che vedete tra le mie mani è la cover variant, perché la cover principale, insomma quella normale, è questa qui. Io questa cover variant l'ho presa a Lucca, perché è il fumetto che ho acquistato durante il Lucca Comics. I disegni sono così e sono bellissimi. Io anche qui sono caduta in una grandissima ossessione per questa storia. E infine vi mostro quelli che sono stati degli arrivi invece da parte della Tunue. Abbiamo i primi 4 volumi di Monster Allergy. Io seguivo il cartone animato di Monster Allergy quando ero più piccola, lo amavo e adoravo tantissimo, ma non avevo ancora mai avuto occasione o modo di leggere i fumetti, quindi sono stata felicissima appunto di poter iniziare questa avventura anche in forma di fumetto. Ho poi la graphic novel dedicata a Nelly Bly di Luciana Cipino e Sergio Algozzino. Qui vi ho già parlato in realtà su Instagram, è stata una delle graphic novel più belle che ho letto lo scorso anno, meravigliosa, e dedicata appunto a Nelly Bly, questa figura, questa donna straordinaria che sul fine dell'Ottocento è uscita
strada quelli che erano i confini della propria società, la storia di Nellie Bly è uno dei primi e luminosi esempi di riscatto della condizione femminile. E questa graphic novel sono rievocati quelli che sono i momenti salienti della vita e della storia di Nellie Bly. Nellie è stata una paladina delle lotte di emancipazione delle donne, la pioniera del giornalismo investigativo e soprattutto la primissima donna a fare il giro del mondo in meno di 80 giorni. La graphic novel è meravigliosa e la storia di Nellie in questo formato è splendida. Io ho amato i disegni che ho trovato perfetti per la storia e per Nellie. Una graphic novel femminile e femminista meravigliosa, io non smetterò mai di consigliarvela. Altra graphic novel femminile e femminista che vi mostro è Morgana. Privata del suo destino di regina, la sorellastra di Re Artù diventa la sulfurea fata Morgana, che si erge contro la tirannia della Tavola Rotonda e le manipolazioni di Merlino il Pazzo. Questa graphic novel è una moderna rilettura del ciclo arturiano, che porta al centro della narrazione la libertà e la fierezza delle donne di corte e il loro desiderio di riscatto dall'egoismo e dalla brama di potere degli uomini. E i disegni poi sempre sulle tonalità oscure del blu, viola, nero sono meravigliosi. A seguire abbiamo poi Storia di un'attesa di Sergio Algozzino, un'altra graphic novel che mi mancava dell'autore. Io ho apprezzato tantissimo Sergio Algozzino con Il piccolo Caronte, con Nellie Bly, e questa graphic novel, come dice il titolo, è appunto incentrata sull'attesa, su tutte quelle che sono le tonalità dell'attesa. L'attesa caratterizza le storie, per una ragione o per un'altra, dei protagonisti di quest'opera. È una graphic novel molto particolare per quanto riguarda la narrazione, si riconosce in ogni disegno il tratto di Algozzino. E infine abbiamo una nuovissima e recente arrivata che è Per sempre di Assia Petricelli e Sergio Riccardi. Graphic novel della collana Ariel uscita questo marzo 2020. Viola ancora non lo sa, ma questa è una domanda che comincia a porsi con insistenza, perché alla sua età certi problemi li senti perfino nell'aria che respiri. In vacanza con i genitori, durante le pigre ore del pomeriggio in cui tutti dormono, Viola farà gli incontri, i passi e le esperienze che le permetteranno di crescere, di dare le sue personali risposte a quesiti che prima poi tutti abbiamo affrontato e soprattutto conferire forma alla propria identità. Sono molto curiosa, date queste premesse, e vi faccio vedere un pochino i disegni. Dai colori pastello e il tratto molto fumettistico. E questi erano tutti i fumetti, manga e graphic novel che sono entrati a far parte della mia libreria in quest'ultimo periodo. Fatemi sapere giù nei commenti se tra le opere che vi ho mostrato oggi c'è qualcosa che avete letto anche voi o che vorreste leggere. Io vi ricordo sempre di dare un'occhiata giù alla info box, perché lì trovate tutte le informazioni e i link per quanto riguarda ciò che vi ho mostrato oggi, nonché i miei altri social network, mi raccomando seguitemi anche lì, e i miei link di affiliazione, che è un altro modo per sostenere me e il lavoro che faccio qui sul canale. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia anche oggi, vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!